Eccoci qui, allora siamo di ritorno da un giro in cui abbiamo testato le pedane Guareschi Corse, che sono i primi componenti che abbiamo montato sulla frullina. Adesso per gli altri dovrete aspettare un pochino perché abbiamo un appuntamento, ci vuole un po' di tempo. Comunque, volevo mostrarvele. Allora, partiamo dal cambio. È interessante perché vedete questo pezzo qui. Questo nella pedana originale è più piccolino e di fatto è aumentata la leva che fa la pedana. E la mia percezione è proprio che le marce sono più semplici da inserire. È come se il cambio fosse più veloce, che ci voglia meno sforzo per buttare dentro le marce. Quindi non è cambiata solo la posizione, è cambiata proprio anche la dinamica di come vengono inserite le marce. Molto belle le pedane, funzionano molto bene queste, c'è molto grip. Lato cambio sono molto contento. È cambiata di fatto la dinamica della cambiata. Mi sembra di guidare una moto normale, diciamo, meno custom e più una moto normale. Ci vuole meno sforzo per inserire la marcia, per buttarla dentro. Mi sembra anche che ci sia meno corsa, quindi è come se fosse diventato tutto più reattivo. Avendo le pedane una dimensione più ristretta rispetto a quelle di serie, venendo da un'altra moto con delle misure simili, mi ci ritrovo un po' di più. Lato cambio, thumb up, positivo. Lato invece freno, ecco, anche nel freno sono cambiati, diciamo, chiamiamoli leverismi, cioè sono cambiate un po' le forze in gioco, quindi la pedana non sposta solo il piede indietro, ma ci fa percepire anche il freno in modo diverso. Vedete, qui di fatto la pedana spinge direttamente dentro la pompa. A livello di percezione, il cambio sembra meno incisivo rispetto a quello di serie, quindi premendo, tirando un pestone, la ruota non si blocca, per dire, quindi io prima ci tiravo un pestone, sentivo intervenire l'ABS, adesso anche se tiro un pestone, questo qui non succede. Quindi meno incisivo, però più modulabile, nel senso che con la pedana di serie iniziava abbastanza subito a frenare, cioè lo sentivo bello pronto subito il freno. Sulla stessa corsa è come se ci fosse un pochino di più di gradazione, andando tra virgolette a fine corsa, però non blocca la ruota. Che sia un pregio o un difetto non lo so, è una cosa che io preferisco per come uso io il freno. Siccome il freno dietro è una cosa mistica che ogni motociclista usa a modo suo, questo qui potrebbe essere un vantaggio per qualcuno oppure uno svantaggio. Dipende da come usate la moto e dipende da come siete abituati o da che preferenza avete. Quindi thumb up per me anche su questo. Vi voglio dire una cosa importante però, perché è importante che la sappiate. Queste sono pedane racing e di fatto installando queste pedane non avete la possibilità di agganciare il sensore o l'interruttore dello stop che accende la luce posteriore. È questo qui, ok? Io nel mio caso come vedete l'ho impacchettato in qualche modo, ho fatto in modo che fosse sempre premuto come interruttore, però non c'è un pezzo della pedana in cui è possibile agganciare quell'interruttore. Si perde di fatto l'azionamento della luce dello stop quando si preme il freno. Queste sono un pochino le mie sensazioni adesso a caldo. Farò del mio meglio per raccontarvi quali sono le mie sensazioni quando appunto cambiamo questi componenti, perché può esserci tutta la descrizione tecnica e meccanica possibile, però alla fine poi quello che conta sono un po' le sensazioni che sono soggettive, quindi io vi racconterò le mie e poi dopo, se volete nei commenti, mi scrivete magari le vostre su modifiche analoghe, eccetera, possiamo discutere. Va bene? Quindi thumb up per queste pedane, Guareschi Corse e ci vediamo alla prossima modifica che sarà l'avantreno. Ciao! Allora cosa dite? Andiamo a provare queste pedane Guareschi Corse? C'è una prima impressione di reattività generale. La leva del cambio è diventata molto reattiva, significa che ci vuole meno pressione, meno forza per inserire la marcia, sembra che ci sia anche meno corsa a dire il vero. Essendo diventate le pedane più leggere, più simili alla moto a cui ero abituato, mi sento un pochino più a casa rispetto ai pedanoni da custom. Mi sembra anche di avere i piedi più vicini al telaio e questa credo che non sia solo una sensazione, ma confrontando le pedane Guzzi sono molto larghe, significa che costringono il piede a stare più distante dal telaio. Queste sono più sottili, ci danno la possibilità di rimanere più incollati alla moto.
che è una sensazione piacevole, devo dire. Sentiamo il freno, come agisce. Interessante il freno. C'è una componente di modulabilità, che è interessante rispetto al freno di serie, che il freno di serie funziona molto bene su questa moto, il freno posteriore, nel senso che è molto incisivo, interviene subito. La frenata con le pedane Guareschi corse sembra essere più modulabile, sembra che ci siano più sfumature di frenata, 50 sfumature di freno. Parli dell'Xbox, eccetera. Sono sfumature che, per come uso io il freno, fa piacere avere. Mi sta piacendo un sacco il cambio. Il freno bisogna provarlo un po' di più per capire.